E siamo tornati in diretta dallo stand della Web TV, qui dal Park Nord dello Stadio Gano di Padova, Sherwood Festival. Abbiamo avuto qua in studio, caro noto giornalista dipendente, Ivan Grozny. Adesso invece non è che abbiamo un ospite, abbiamo un co-conduttore, diciamo, più o meno, no? Sì, vogliamo, lo abbiamo trascinato qua perché lui ormai di televisione ne ha fatta. Sì. Quest'inverno lo abbiamo, seguiamo tutte le domeniche. Mai visto. E vogliamo anche svelare che in realtà, appunto, lui in realtà non è un musicista davvero, non è quella cosa lì. È un chitarrista. Che la domenica sera, insomma, ci allietava. Che ha tomato tutta quella storia. No, noi non volevamo assolutamente no, toccare quel tasto. No, ma io ormai sono abituato a Diego, quindi cioè, mi potete fare qualunque cosa. No, ma noi vogliamo trattarti bene, naturalmente, che siamo contenti che sei qui da noi e siamo contenti che sei già entrato talmente in atmosfera che hai bevuto già un paio di spritz, mi sembra di poter dire. Uno solo, ma buono. Hai detto Niccolò, la cosa ci ha colpito molto a me e a Carlo. Non è che ha detto vado a fermarlo, ha detto vado a raggiungerlo. E questo mi piace, è buona. Per arrivare in sintonia, ma infatti esatto. È vera questa cosa che sul palco dovete avere più o meno tutti lo stesso tasso alcolico? Sì, è vero. Se no non ingrana il concerto. No, poi si suona bene quando il viaggio lo si fa insieme, no? Mentre invece non funziona quando ognuno arriva da punti... Quindi partite anche con la macchina insieme? Insieme, tutti insieme, col furgone, come negli anni belli. E invece il tasso al cioè che numerino arrivate quando è che vi fermate? Dipende dalle regioni, dai festival, ci sono dalle posti, usanze. Dalle usanze qua, mi hanno già detto un paio di cose, stai bevendo con la destra, che mi ha detto. Ha avuto a che fare Momo che ti ha fatto il cavallo. Ma ha fatto cavallo, ma che è cavallo, che vuol dire? Cavallo vuol dire che devi bere con la sinistra, altrimenti lo devi scolare tutto due, ma lo fa solo Momo, non è una cosa veneta. Ah, però diciamo una che cosa lui veneta. Tu sei di Roma, sì, cioè, sì. Diciamolo perché poi la gente Roma Est anche Veneto. Lui, Roma Est. Perché Roma è Roma Est, ormai l'abbiamo capito, gli ospiti ci stanno insegnando questo, Roma Ovest. Non c'è nessuno. Non lo so, sembra che sia il deserto Roma Ovest. Costanzo sicuramente di Roma Ovest. E ma non, i Parioli sono Roma Ovest? Parioli sono Roma Ovest? Parioli, non te lo saprei dire. Borderline, confine. Sì. Noi abbiamo finito le domande con questa, Roberto. Fantastico. No, però una curiosità ce l'avevo, perché tu appunto sei un chitarrista che tutti quanti conoscono, è anche molto apprezzato. Però naturalmente poi quando si va in televisione, no, è diverso, no? Uno ha 2-3 minuti per fare una cosa, non di più, e quei 2-3 minuti in realtà si gioca anche qualcosa, no, di fatto. Uno lo fa così, come sembrava lo faceste voi, molto alla divertiamoci, oppure quei 3 minuti che uno fa? Assolutamente la divertiamoci, perché vi spiego questo, con Zoro noi da un paio d'anni abbiamo un gruppo di improvvisazione satirica, siamo io, lui e il trombettista Giovanni Di Cosimo, e abbiamo suonato in tutti i posti occupati a Roma, al Teatro Valle, ci facciamo dare una cena e andavamo a passare la serata a suonare. Diego suona le percussioni, non l'ha mai fatto in trasmissione, ma lui nasce percussionista. Questo prima di fare il blogger, il presentatore, insomma, è quello che è diventato, è quello che sta diventando, che è diventato. Suonava i bonghi qua in collinetta, se gli dici bonghi si arrabbia tantissimo, che lui ha studiato percussioni africane, hanno tutti nomi impossibili da ricordarsi. Sapremo come attaccarlo da su Twitter. Bravissimo. Voi potete dirgli questa cosa, importanti sapere. Ha detto Angelini che tu suoni i bonghi. Calcola che si arrabbia tantissimo. Detto questo, il fatto è che noi ci divertiamo con questa storia musicale. Quando ho avuto la possibilità di fare Gazebo, ci ha tirato dentro, e in realtà lì nessuno di noi sta con l'idea di far sentire quello che fa o di promuoversi. È stata proprio una cosa, nelle prime riunioni ci siamo detti evitiamo quei momenti tristi col disco in mano, con i 3 minuti di brano, facciamo una cosa che è un commento musicale alla trasmissione, quindi può essere ironico, può essere più di tensione. Ed è una roba che poi magari dalla televisione non si sente la musica, perché mia mamma mi ha sempre detto che non si sente la chitarra, però quello è un problema che ho con la messa in onda della Rai che decide che la musica deve essere sotto un certo dB. Però detto questo, poi sono state le domeniche molto divertenti, ecco, così. Figurati, noi a Sherwood dice trasmettiamo sopra quei 2B là e voi non volete andare in streaming e ce la tragheremo al dito per i prossimi 4 anni. Comunque, davvero non vogliamo andare in streaming? Sì, no, vabbè, dai, è vero che ce la legheremo al dito. Ci ha stupito però questa cosa, che gli artisti poi effettivamente non gestendo questa cosa qui delle liberatorie, non sanno poi effettivamente le agenzie come si regolano.
noi volevamo vederti in streaming. Anche noi, adesso ti stiamo mandando in streaming. Per esempio adesso. Ma io sarò, sono sempre in streaming. Tu sei online. Io sono sempre online, come diceva Diego. Una vita in streaming. In streaming, ragazzi. Ringraziamo Roberto, l'abbiamo sottratto al siete... cocktail party che ma stavate facendo per raggiungere. Vado a fare un cavallo adesso. Non è una cosa veneta, Roberto, però dilla okay, in giro. È di Momo, è DJ di Momo. E basta, che è pazzo, l'avrei visto, e fa anche quale interviste, non è normale. Okay. E ti ringraziamo ancora per essere grazie stato con voi, noi. Grazie a voi ragazzi, grazie di cuore. Ciao.